Ehi, scusa, ho perso la chiamata. Ci sei per cena? A cena? Sì, certo. Ti avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, ne parleremo a tavola. L'offerta di cucinare per te vale ancora? Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori, ma passo al supermercato e ti avviso appena rientro. Perfetto, a dopo. Cena a casa di MJ. Aspettative al minimo. Questa volta non posso fallire. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata. Jefferson Davis. Ma è anche l'ora di giurare. Mai più. Deve finire qui. Qualcuno mi accusa di scaricare sempre la colpa su Spider-Man. Ebbene, non lo ritengo responsabile delle esplosioni. Quel vile attentato grava solo sulla coscienza di chi l'ha commesso. Ma se vogliamo proteggere New York, non possiamo più tollerare l'anarchia che Spider-Man e i suoi simili rappresentano. Questa è la nostra città e per la miseria ce la riprenderemo. A tutti gli agenti a Tenderloin, com'è la situazione? I demoni ci stanno sparando, richiediamo rinforzi. Ehi, MJ. Allora, ho fatto spesa. Non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirai a inventarti. Arrivo al volo. Preparati ad essere stupita. Ce l'hanno tutti con voi. La prossima volta provate a non piazzare bombe. Nemo già sono in time.
comando, a Hakut Square. Avamposto X-Ray sotto attacco. Sono i demoni. Devo intervenire o sarà un bagno di sangue. Ma voi siete criminali o terroristi? Mi confondo sempre. Voi, ma non serve pagarmi. La mia ricompensa è l'azione. Devo ammetterlo, Triple J. Pensavo che esagerassi sui rischi che corre questa città, ma dopo l'attentato al municipio è chiaro che avevi ragione da vendere. E molti mi hanno chiamato per questo, per congratularsi con me, ma io non voglio complimenti. Avrei preferito sbagliarmi, o meglio ancora, speravo che gli uomini di potere mi avrebbero ascoltato per poi agire di conseguenza. Ma non è andata così, e nulla mi garantisce che cambieranno idea. A meno che i cittadini preoccupati non alzino la voce. Fatevi sentire, gente, riprendetevi la vostra città. È l'unico modo per ottenere giustizia, oltre ad ascoltarmi ogni giorno, naturalmente. Peter! Non crederai mai a cosa è successo. Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Ci sono andata. MJ... Lo so, ma... Aspetta. Che cos'è? Ascolta. Questo è il posto indicato da Pete. Sono tutti armati. Che succede qui dentro? Quell'ufficio potrebbe contenere qualcosa che colleghi lì a tutto questo. Devo tornare indietro. Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Happy, scommetto. Ci farà il capo con i soldi fatti lavorando per lì? Cosa polvere stanno costruendo? E cosa dovrà farci, tutti Martin? Tutti polvere di nappe. L'hai mai provata? No. Solo un campione. Il capo sta ancora perfezionando la formula, ma credo. Picchiaduro.
sentito qualcosa. Giuro di aver sentito qualcosa. Che succede lì? Qualcosa. Attenzione. Che veicolo può montare gomme simili? Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Non c'è niente. Che diavolo... Fermo! Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Ehi, qualcuno ha visto una bussola da 316? Da dove arriva? Ehi, qualcuno ha preso altra birra dopo l'ultimo giro? Che cos'è? Qualche tipo di attrezzatura militare? Sto diventando paranoico. L'ufficio deve essere a destra. Devo muovermi con molta prudenza. Ehi, cos'è saltato in mente al capo di piazzare il rilevatore GPS? È una precauzione. Serve a proteggere il segreto industriale della polvere di lapide. Mi sembra da paranoici. Nessuno te l'ha chiesto. Al lavoro. Quei barili sembrano importanti. Anche Max. Che c'è qui dentro? Capo, andiamo! Lì non la noterà! Hai ragione, Brick. Non la noterà? Perché sarà sparita. Ho detto che la giusto. Hai fegato, Rick. Ma vediamo quanto. E ora mi serve un saldatore. Non posso mollare ora. Devo entrare in quell'ufficio. Forse era un topo. Progetti. Un APC. Stanno costruendo questo bestione per lì. Ma a che gli serve un veicolo corazzato? Deve esserci dell'altro in quest'ufficio. Guarda qui. Rilevatori GPS. Come intendi usarli, Tombstone? D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Ok, vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che non mi darai comunque retta, tieni,
Portane qualcuno con te. Forte. Grazie. Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole. Il mio... bolle in pentola proprio ora. Che profumino. Pollo al curry. Tra poco lo servo. Non nei fagottini. Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No. La tragedia dei fagottini. Fecero addirittura evacuare l'intero edificio. In gennaio, oltretutto, i vicini volevano uccidermi. Sì, erano contenti quando ci siamo lasciati. Già. Ok. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì. Beh, sembra che lì ce l'abbia a morte con Norman Osborn. Sì, ma perché? Non ne ho idea. Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo, qualunque cosa sia. Già. Vorrà dire che indagherò. Sai, pensavo... E se noi formassimo un team? Aspetta, vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? Spider-Woman? No. Meglio? Non una spalla. Una partner. Oh. Non di nuovo. Ah. Ehi, è il tuo sistema anticrimine. Pare sia un'effrazione. Charles Standish. Suona familiare. Oh, è il CFO della Oscorp. Aspetta. Non penserai che abbia a che fare con Liver? Scusa, il cuoce fuggi. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. Dove vuoi che io... Beh, qui va bene, lascia. A dopo. Sì. Ehi, sono io. Questo curry non è male. Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo. Direttore finanziario della compagnia da più di 20 anni. Single, noto per la sua collezione d'arte. E se possiede un attico in quell'edificio, deve essere piuttosto ricco. Se ha lì alle calcagna, allora c'entra il respiro del diavolo. Vedo di analizzare per bene il file. Fammi sapere se scopri qualcosa. Ho la sensazione che l'attentato al municipio sia solo l'inizio. Quindi siamo partner ora? Perché sembra proprio di sì. Sì, partner! Suona bene! Ok, a dopo, partner.